Di Maio ha detto che lui è un governo ammucchiato, non lo vuole fare, Forza Italia? Forza Italia ritiene che il centrodestra, avendo il 40% dei seggi, ha più diritto di altri di essere la base di una maggioranza. Non abbiamo il 50,1, quindi il Presidente della Repubblica sta correttamente facendo tutte le verifiche per vedere se c'è una maggioranza che in Parlamento possa sostenere un governo. Il Presidente ha delle prerogative costituzionali molto delicate e prima di esercitarle in qualsiasi senso, tentare un governo di tutti che non mi pare abbia grandi consensi, prendere atto che non c'è maggioranza e quindi ricorrere a altre elezioni, credo che un Presidente della Repubblica abbia il dovere di verificare tutte le strade. Di Maio aveva detto che se dovesse fare Berlusconi un passo di lato... Ma qual è il problema del passo di lato? Non esiste il passo di lato, è una cazzata che viene detta, perché Berlusconi è il capo di Forza Italia. Il capo di Forza Italia non lo sceglie il 5 Stelle, non lo sceglie lei, lo scelgono i militanti, i direttori, che su questo hanno idee chiarissime. Non mi risulta che Berlusconi abbia aspirazioni di far parte del governo guidato da altri, i governi o li guida o non ne fa parte. Quindi l'argomento di Di Maio e dei 5 Stelle è chiaramente pretestuoso. Lei ritiene che Salvini debba aprirsi a ipotesi alternative invece di dire o questo al voto? Allora, se il forno è chiuso mangeremo dei cracker, lo dico in una versione moderna per non sembrare Maria Antonietta che invitava a mangiare brioche o che cos'altro. I cracker sono il PD, no? Ma non lo so che sono i cracker, le rispondo preoccupato per una situazione che i 5 Stelle stanno stressando, perché quando dicono abbiamo preso 11 milioni di voti, quanta gente ha votato in Italia? Più di 40 milioni, se no 11 milioni sarebbe la maggioranza, non avrebbero preso il 32%, quindi se uno si intesta la corona di re senza averne titolo democratico altera la dialettica e la discussione. Però dalla Lega Centinaio dice anche Berlusconi deve smettere di provocare il Movimento 5 Stelle e sospettano che in realtà anche voi, come dire, c'è puntate al fallimento chiara di questo schema per andare a bussare al PD. Noi non vogliamo far valere niente, ci sono delle forze politiche, l'ha detto lei, che mettono veti e quant'altro prima ancora di andare a parlare. Noi ci teniamo all'unità della nostra coalizione, per il resto siamo aperti al confronto o chi si vuole confrontare, questo è evidente. Se uno dice con te non ci parlo, voglio dire... Se le dicono con voi non ci parlano, anche voi però con voi non ci parliamo, anche voi dovrete vediamo andare dal succede. PD. Succede, lasci lavorare la Casellati.